ha meno bisogno di presentazioni. È una primissima scelta per noi. È una scelta che veramente anche lui ci ha reso veramente abbiamo acquistato con orgoglio, perché è stata realmente una trattativa molto rapida, molto veloce, però con una concorrenza anche importante. Perciò questa cosa qui, anche a lui come agli altri, gli va dato merito, che a differenza di tante altre realtà, tante altre situazioni, ha dimostrato subito di voler venire a Udine, e perciò siamo contenti di averlo con noi. È un ragazzo che ha bisogno di meno presentazioni, ma non perché è meno importante degli altri, tutt'altro, ha bisogno di meno presentazioni perché è più conosciuto degli altri. E perciò non devo aggiungere altro, avete a disposizione e forse avrete domande. Ci siamo già scritti al telefono la settimana scorsa. Ho già disturbato il telefono, Sì, comunque. Guarda, non si Guarda, no, lo dico, mettisce. suona un po' la carriera all'incontrario, di solito si parla, un giovane parla dalle piccole squadre e arriva alle grandi, quindi si partì subito con l'Inter, ha trovato continuità poi in provincia. E E poi ripartivo con le grandi, poi mi sono prende con le ritrovato. grandi, cioè, non è che, sì, mi guardavi strano, stavo lì a Roma. No, per dire insomma che adesso sei, dovresti essere nel pieno della maturità, no? Sì, dovrebbe essere l'anno buono, diciamo. Spero di ripetere quello che ho fatto in passato, di dimostrare il mio valore. Sicuramente avrò tutto a disposizione in un club così importante. Spero di far vedere veramente quello che amo. Tu nel Livorno hai giocato, mi sembra, 35 partite quest'anno. Ma sei, per i numeri dicono, sei forse quello che in Serie A ha fatto più cross di tutti. Allora, le tue qualità quali sono? Sei un terzino, sei un esterno, uno che va avanti? Ah, a me piace partire da dietro. Giocavano a 5 lì, Sì, giustamente. Però era un nell'Inter giocavi a 5-3. 4 e facevi terzino. Qual è il tuo vero ruolo? Cioè, presidi tutta la faccia, ma dove preferiresti Terzino, giocare? sì, Terzino. ma anche quarto di centrocampo, visto che qui si gioca con il 3-4-3. Non è un problema. Ti voleva fortemente anche il Napoli, tu non hai mai avuto dubbi per scegliere Udine? Valutato le richieste, poi parlando con il direttore mi ha messo al corrente del progetto, dell'interessamento nei miei confronti e abbiamo preso subito la trattativa come ho detto prima. È il coproprietario, no? Cosa ti affascina di più di questa avventura a Udine? Di solito l'Udinese con l'Inter fanno appunto la X, Infatti, no? sono un po' la bestia nera. Speriamo anche quest'anno che sia così. Giancarlo Camolese ha detto che sei un giocatore duttile, che si presta a diversi ruoli, che gli ha dato una grossa mano, però dice che in zona gol ti fai vedere poco, invece avresti le possibilità di farlo. Magari quest'anno I numeri potresti. parlano chiaro, sono ancora a zero, quindi spero di sbloccarmi, visto anche il ragazzo c'è prima di me qui lo Senna ha fatto molto bene facendo Quando sei diversi a gol. zero all'inizio campionato. Ha fatto diversi gol, quindi spero di ripeterli. Come caratteristiche siamo giù. Sì, corsa. E bisogna correre. E in quel ruolo lì mi Bisogna correre. accorre tanto. Tutti i giocatori duttili, no, direttore? Che uno fa il difensore, l'esterno. Questo è proprio perché io ho giusto sfogliato, non ho letto ancora i giornali, però ho letto quello che ha detto il mister ieri, no? Noi abbiamo cercato quest'anno di completare una rosa per dare a lui la possibilità di fare più esperimenti possibili e soprattutto essere, la frase più idonea è che l'Udinese camaleontica, cioè non avere solo una faccia, avere varie facce. E i giocatori come Pasquale, così come quelli di prima, che possono adattarsi nei vari moduli, in vari ruoli, è un qualcosa in più che avrà a disposizione Marino.
chiaramente però a parte le caratteristiche con le qualità, perché se avessero solo caratteristiche sarebbe poco, loro hanno le qualità per poter svolgere vari ruoli. Prima parlavamo per esempio di Neff, e nel caso specifico Neff in una difesa a 4 può fare bene l'esterno di destra, ma può fare secondo noi in prospettiva molto bene per struttura il difensore centrale, e in una difesa a 3 fa bene il difensore di destra, così come magari potrebbe far meno bene il quarto di centrocampo, quello che faceva Mesti. Basta, è totalmente l'inverso di questo tipo di discorso. E Pasquale, se noi andiamo a verificare queste cose per le nostre competenze, poi se positive o negative questo sarà solo il campo, è un calciatore che in un modulo di gioco come quello dell'anno scorso sicuramente può fare il quarto di centrocampo, non il terzo di difesa. Può far bene però il quarto di difesa perché è il suo ruolo naturale, perciò questo va a completare quel discorso che nell'ambito della logica delle coppie di Lugovic, che invece è più predisposto per fare il terzo di difesa ed eventualmente il quarto, non nel quarto di centrocampo. Questo, le coppie costruite in questa maniera determinano, oltre una competitività tra i ragazzi, che è la base fondamentale per ottenere risultati, anche una soluzione di partita in partita o durante la partita di cambio di caratteristiche. Quest'anno ci sono le competizioni qui veramente si no, ma loro giocheranno tutte le loro gare con molta continuità, però la cosa importante è differenziare, ho voluto chiarirlo, le caratteristiche dei soggetti, che è molto importante, perché però si presentano i soggetti, si dice che fa terzino destro, cioè abbiamo 12 terzini destro, non è così, insomma, hanno delle caratteristiche, delle valenze diverse, e noi abbiamo bisogno, con gli impegni che ci auguriamo di portare a termine con il passaggio del turno in Coppa UEFA, che possono arrivare da un minimo di 40 partite ad arrivare anche, ci auguriamo, a 50 più partite ufficiali. Intanto iniziamo con la Michele. A posto? Però